e all'interno di un'ambiccia. Abbiamo parlato quindi del patrimonio fondiario che i templari possedevano e che, nel quale avevano una gestione molto oculata. Tuttavia questo patrimonio, che era costituito da terre, case, comunque di beni immobili, non produceva da per sé le risorse per poter finanziare la guerra santa, ma è piuttosto lo sfruttamento economico di questo patrimonio, produrre quindi redditi monetari, quindi denaro contante, per poter essere inviato in Terra Santa sotto forma di responsiones, che era un po' una sorta di prelievo coatto che era pari di circa un terzo dei redditi prodotti dalle domus in Occidente, che veniva inviato in Terra Santa. A proposito, diciamo, devo fare una citazione di De Bruges, che è uno studioso che si è occupato dei templari, che dice: la necessità di finanziare la guerra santa e il mantenimento delle fortezze e delle guarnigioni in Spagna e in Siria Palestina obbligavano le fondazioni dell'Occidente a cercare il profitto. L'economia templare, diciamo così un po' in generale, oltre che a basarsi sull'agricoltura e l'allevamento, si basava anche sul commercio, sul trasporto marittimo e anche sulle attività bancarie e finanziarie. Insomma, i templari erano un po' una sorta di banchieri di Dio dell'epoca. Per quanto riguarda l'agricoltura, le terre potevano essere o date in gestione a dei conduttori, dietro pagamento di canoni, soprattutto in denaro contante, in alcuni casi in natura, oppure qualora vi erano delle comunità piuttosto numerose, erano gli stessi fratelli templari ad occuparsi della coltivazione della terra. Così, diciamo, a livello introduttivo, prima di parlare delle strutture produttive dei templari, bisogna dire che nel basso medioevo esistevano tre tipologie di masserie: le masserie di campo, quindi cerealicole, quindi dedicate alla produzione di frumento e altri cereali, poi erano nell'ambito, diciamo, di queste masserie di campo, nel corso del 200, nella zona tra Pitonto e Giovinazzo, sorgono le cosiddette masserie olivicole, quindi con la produzione di olio attraverso i cosiddetti trappeti. Poi abbiamo le masserie di allevamento, volte alla riproduzione del bestiame grosso o minuto, e poi le masserie di tipo misto, che invece abbinano l'attività di coltivazione della terra e dell'agricoltura a dei terreni pascolativi e macchiosi per l'allevamento. La zona dove le masserie sono concentrate, intendendo masserie di ordine di cavalleria, quindi dei templari, è la zona della Capitanata, mentre per quanto riguarda il Barese, si trova nella zona della Brugia tra Gradina e Spinazzola. Nella tabella 1, diciamo, fatto un po' un censimento sulla base dei documenti, su delle documentazioni a noi intervenute, di tutte le strutture produttive templari, quindi con l'indicazione dell'anno in cui la struttura quindi è attestata, poi la tipologia della struttura, se si tratta di masserie, francia o altro, qualora è disponibile anche il nome di questa struttura, poi la località di alcune note. Come si può vedere, l'arco temporale che viene coperto è abbastanza lungo, si va dal 1158 al 1373, i templari sono sospesi nel 1312, le citazioni successive riguardano beni appartenuti ai templari che poi finirono agli ospedalieri, i quali furono devoluti per beni. Facendo così un po' un breve excursus su queste strutture, essenzialmente sono delle masserie, in alcuni casi chiamate grancie, che comunque si nomino, si tratta di masserie fortificate, in alcuni casi sono dei mulini, oppure in un caso a morfetta, quindi un frantoio, oppure un forno in Basilicata e così via. Circa l'ubicazione, la prima masseria è del 1158, si trovava nel territorio di Cane, il territorio di Cane caratterizza un'area pascolativa di strumenti di sfruttamento cerealicolo molto intensa e di lunga durata, quindi molto probabilmente questa masseria doveva essere di tipo misto. Successivamente fu ceduta, cioè fu devoluta, come tutti i beni templari in Puglia, agli ordini
ospitalieri e come tale risulta un inventario del 1324 del Priorato Giovannita di Barletta, del 1373 sempre in un altro inventario, in questo anno vendeva annualmente circa 20 once. Un'altra masseria era posseduta a Salvi, si chiamava Terra Sicontina, mentre a Lucera c'erano tre masserie, Rivamorto, Santa Lucia di Rivamorto, Casanova, Macchia Taucia. Alcune masserie francesi si trovavano in Basilicata, quindi dipendevano da Barletta, mentre un caso molto interessante è questo di questa grancia che si trovava nel lago di Giovinazzo in località Pizzani, che molti studiosi ritengono questo Pizzani, io parlando anche un'altra studiosa che si è occupata di ospitalieri, ritengono questo Pizzani come Picciano di Matera. Però poi leggendo gli studiosi locali, gli storici locali, sono sempre visti un po' non tanto così, però in questo caso si deve proprio a uno studioso locale, un certo De Santis, che si è occupato della toponomastica nell'agro Bastino, dove parla di questo Pictianus, questo breviario romano, che l'ho scoperto facendo altre ricerche di quelle che sono interessato, e si è capito poi perché questa grancia che si trovava qui a Pizzani nel 1332, nella razione decimalum, risulta appartenere alla casa dell'ospedale di Giovinazzo. Questa è scritto proprio nella razione decimalum che la grancia fu in tre tempi e rendeva quattro once che si ricavavano dalla produzione dell'olivo. Così masserie probabilmente di allevamento, doveva essere sapere detto di luce, che si trovava a Spinazzola, e un'altra masseria non meglio precisata che si trovava tra i giardini di Spinazzola presso una delle terre che appartenevano alle monache di Granina. Purtroppo dobbiamo dire che le masserie templari, in verità le vestigia templari attualmente esistenti sono davvero pochissime, quasi inesistenti, perché o sono andate distrutte, comunque hanno subito delle trasformazioni che le hanno completamente trasformate rispetto a quella che era, insomma, all'epoca medievale. Però possiamo dire che queste strutture dovevano presentare qualche somiglianza ad altre masserie di archeologi che invece sono sopravvissuti. Mi riferisco a Torre Alemana, che è un complesso massariale fortificato che è ancora, diciamo, inesistente, con una torre di avvistamento quadrangolare. Era una masseria di tipo misto, abbiamo dei dati, sebbene piuttosto tardi, del 400, 1800 ettari coltivati di grano e orzo, 400 bovini, 4000 pecore, 200 maiali, centinaia di cavalli, producevano latte e formaggio, e soprattutto una notizia importante è l'impiego di manodopera sia in termini di servi, quindi manodopera servile, e sia di lavoratori salariati. Mentre per quanto riguarda il Varese, una masseria olivicola è la Santa Caterina, che si trova nella Dama La Masinata, che purtroppo è un complesso in crociero nel quale ci sono i frantoi, gli ambienti di laboratorio, purtroppo versa in condizioni molto, diciamo, molto brutte, insomma, rischia di scomparire quasi per tutto. Questa masseria, insomma, produceva olio, che era testimonianza di un frantoio, ancora delle macchie, e nei documenti del codice diplomatico varese, nel corso del 300, è attestato in possesso diversi uliveti nella zona di Santa Maria della Rotta. Mentre la masseria della Grancia, di cui vi dicevo prima, nell'area di Giovinazzo, molto probabilmente doveva somigliare al complesso di Torre Ruffolo, che è una masseria olivicola che ancora esiste nell'albero di Giovinazzo, sorta nel 300, strutturata nel 300, e fu fondata da una famiglia ravennese che era impegnata nell'olio, nella produzione e nel commercio oleario. Altre strutture produttive furono i mulini. All'estero è documentato che accanto ai mulini templari gestissero anche dei sistemi di irrigazione. Puglia non ci sono testimonianze in tal senso, però possiamo supporre che probabilmente in Capitanata avessero delle forme, diciamo, di gestione di canali, di opere di irrigazione, mentre è attestato il possesso di due mulini.
nel 1228 che per ordini di Federico II i templari di quella domus furono costretti a vendere due parti, mentre più tardi nel 1172 è attestato un mulino in località fiorentino, mentre un altro è attestato assieme ad un forno a Forenza in Basilicata, mentre nell'albero di Molfetta a Santi Angeli è attestato un frantoio, quindi un trappeto per la muritura delle olive, sebbene diciamo sia in epoca piuttosto tarda, nel 1302, ma non ci sono documentazioni in tal senso, probabilmente i templari dovevano possedere anche dei palmenti per la chiusura delle olive. Altre attività svolte sono sicuramente la bonifica di aree paludose, ad esempio vicino Foggia, in località Bassano, oppure a Malpuccio nel Salento, mentre non si hanno notizie